Cesco, guarda là. Dimmi. Cosa? Cosa? Voglio proprio dirti una bella cosa. Se un dipinto può rappresentare un istante, una foto è quell'istante. Bonzo, ma che cosa ti sei fumato? Scusami. Ma non mi sono fumato niente, Cesco. Cos'è che a un certo punto mi esci fuori con sta... con delle frasi filosofiche così. È la bellezza che hai guardando le campagne, pensando ad una foto in un leggero scorcio di tramonto. Quello che appunto la fotografia rappresenta nella nostra vita. Ma cosa stai dicendo, Bonzo? Ma che cosa ti sta succedendo oggi? Di solito sono io quello pirla, quello che non sa cosa, che inventa le cose, dice. Oggi cosa ti è preso? Scusa. E invece no, modesto collega. Oggi modesto affronteremo lontani orizzonti assieme per arrivare a un grande traguardo. Far conoscere nei desueti l'arte della fotografia. Oh, non vedo l'ora di ascoltarlo. Questo podcast dei desueti riferiti alla fotografia, dato che ogni volta mi sgridi, che esatto, non ascolto non mai i desueti, scusami. Ogni volta mi sgridi, adesso lo farò io, ti sgrido io invece. Come ti mai? Dovrei ascoltare tu tutto quanto? Questo podcast riferito alla fotografia, assolutamente. Non ho fatto il bravo ragazzo, no. Non hai fatto il bravo perché, Bonzo? Perché tu devi dire una cosa importante prima di presentare il nostro ospite ai nostri ascoltatori. Hai perfettamente ragione. Amanti della fotografia e non, benvenuti sul canale dei desueti e anche a tutti, ovviamente quelli che facciamo parte del non. Vi ricordo che se vi piacciamo qualsiasi cosa, di mettere un like, anche se non vi piacciamo, di commentare con le vostre reviews, che ci farebbero sicuramente molto piacere, e sì, di uscire di casa urlando nudi e dire ascoltate i desueti che fate pubblicità. E insomma, chi più magari ne più ne metta, un po' meno scenografico, basta che sì, esatto. Un po' meno traumatico che vi porti all'arresto, bastate esatto. Che mettete un segui anche su Facebook, su Instagram sì, andate su Spotify, insomma. Ma se venite arrestati, ditelo anche agli altri carcerati e ai poliziotti, mi raccomando. Esatto. Per chi ci segue sa che c'è uno sconto di desueti 20, di questo tipo. Carabinieri, ditelo, guardate, io ho i desueti 20, 20. Loro mi e potete pazzi, uscire gratis di prigione senza a passare dal via. Certo, esattamente. Oh, allora Bonzi, abbiamo cercato di introdurre un po' quella che è la fotografia. Perché oggi chi è l'ospite di oggi? Oggi, signori, abbiamo un fotografo del cinema e fashion. Non sì. Perché è fashion, cioè magari anche fashion, non so bene. Però insomma, fotografa il fashion. Io direi anche un artista della post-produzione con Photoshop. Sì. Con Photoshop. Photoshop e anche un photo web journalist. Okay. Siamo tornati nella nostra amata pianura padana, infatti di base stanzia a Ferrara, ma di solito lavora con clienti provenienti da tutto il mondo, che possono spaziare appunto dalla banalissima Bologna, non abbiatene male bolognesi, ma possiamo parlare anche di Milano, Roma, estero come Parigi e Londra, e chi più ne ha più ne mette. Cioè, ce lo dirà comunque direttamente lui, ed ecco a voi Luca Veronesi, signore e signore. Ciao ragazzi, guarda, è un piacere essere Luca. Con voi. Allora, ho fatto fatica a trattenere le risate mentre facevate la chiacchiera. Sapevo che dovevo per necessità essere molto silenzioso e l'ho fatto, però devo dire la verità, mi avete strappato un sorriso e quindi ho fatto un po' fatica a trattenere le risate, so che non dovevo parlare, quindi. E siamo contenti. Comunque, c'è un veto di silenzio. Infatti, è un piacere essere con voi. Inizio io con una domandina proprio facile, è quello che dà un po' il là al podcast, all'intervista. Allora, abbiamo detto, come ha detto il buon Boncio, fotografo cinema e fashion, Photoshop post producer, foto web journalist, lavori in Italia e all'estero, insomma. Sei arrivato a ricavarti uno spazio all'interno del mondo fotografico, riuscendo di conseguenza a fare della fotografia la tua vita, in tutti i suoi aspetti. Da qualche parte però avrai dovuto iniziare, ci sarà stato un inizio. Quando, come è iniziata questa passione e soprattutto come l'hai sviluppata poi?
Ok, allora diciamo che la passione per la fotografia è nata, allora è un po' banale dire che è nata quando sei piccino, perché in realtà quando sei piccino a 10 anni ancora non ti rendi conto di quello che ti piace, non ti rendi conto di Vero. quello che potrai amare in futuro. E diciamo che già a 10, 12 anni, no, forse 14, all'epoca ho avuto la fortuna di avere un insegnante di educazione tecnica. Tale Mazzanti mi ha introdotto alla camera oscura e alle, chiamiamole, gioie della fotografia. In realtà all'epoca non era qualcosa che già non era qualcosa che riuscivo a comprendere per qual motivo. Semplicemente ovvio che mi faceva vedere foto fatte da lui, mi faceva vedere la fase di stampa. Io mi sono approcciato alla camera oscura che ero appunto un ragazzino, però non ci faceva toccare praticamente nulla, quindi questo aspetto pratico ancora non c'era, era più un aspetto teorico, comunque di piacere verso un tipo di arte che all'epoca ancora non comprendevo. Questo da ragazzino. Ho avuto anche la fortuna quando, diciamo circa nello stesso periodo, di andare molto al cinema. Andare molto al cinema cosa significava? Io provengo da un paesino un po' piccolo che è Bosco Mesola. In quel periodo, quando ero 12enne, 13enne, e per molti anni dopo, molti anni successivi, ho seguito molto il cinema. In che senso? Avevo un mio buon amico che era proprietario di una sala cinematografica. All'epoca il cinema non era quello che è oggi. Cosa intendo? Adesso sopravvivono in multisala, all'epoca sopravvivevano anche sale molto piccole e anche con un buon ritorno economico. Quindi c'erano dei cinema molto piccoli a gestione familiare e in cui trasmettevano un sacco di film, anche film minori, film importanti, quello che poi arrivava. Non arrivava tutto all'epoca, mentre adesso arriva di tutto e di più. Anche proprio il cinema spazzatura, arriva qualunque cosa qua in Italia, però diciamo che all'epoca c'erano questi piccoli cinema di paese. Ho iniziato ad imparare la cultura visiva proprio in quegli anni. Credo che la fotografia sia molto legata alla cultura visiva. Credo che un buon fotografo abbia bisogno di acquisire negli anni una conoscenza visiva e anche un approccio, diciamo, è un metodo per avere poi dei mezzi per produrre della buona fotografia personale. Più io ho visto, a parte la cinematografia, a parte la fotografia altrui, più ho visto delle immagini che mi possano dare dei suggerimenti. O comunque degli spunti, e più ho dei mezzi per produrre della buona fotografia ed avere un approccio personale alla fotografia. In quegli Certo. anni, dicevo, andavo da questo mio amico, mi faceva entrare non gratis, perché ovviamente se no non era un affarone avere qualcuno che andava al cinema, perché non poteva, non ero il suo unico amico, anche se ero il suo migliore amico. Ogni tanto mi faceva entrare gratis, però i miei genitori capivano questa mia passione e guarda, io penso che in quel periodo non ho idea della quantità di film che abbia visto, ma davvero erano davvero tanti. Ho visto davvero una quantità di film abnorme e questo mi ha dato molto molto imprinting su quello che poi sarebbe avvenuto poi in futuro. Dal punto di vista proprio pratico, invece, la fotografia, quindi la pratica fotografica, è nata più tardi. Direi nel periodo probabilmente universitario. Allora, facciamo un piccolo excursus. Io ho iniziato con la fotografia analogica negli Quella con i anni. rullini.
Sì, Corullini. Diciamo che le mie prime macchine sono state la Zenith 122 con obiettivo EOS. Chi è appassionato di analogica magari si fa un'idea, Sa. poi ovvio che cercherò di non essere troppo tecnico perché a tanta gente non fregherà un emerito di quello che sto dicendo, però intanto è solo per citare grandi marche Inizio, che hanno sì. fatto sì, gli inizi. Avevo una Bencini a obiettivo fisso, era una Corol 11 se non ricordo male. Avevo due Polaroid, la 210 e la 350, che facevano, erano le vecchie instant camera in pratica. Adesso ci sono quelle ipertecnologiche della Fuji e della che fanno cose carinissime. All'epoca c'erano queste un po' più manualotte, che erano la Polaroid, che però ha fatto un po' la storia. Quindi ovviamente di camera oscura ancora non masticavo nulla, le foto le andavo a far stampare, avevo i rullini e andavo a farle stampare, all'epoca non era vera fotografia, erano proprio gli inizi. Sono passato alla digitale, la prima digitale è stata una digitale della Kodak. La Kodak, inizi, allora non vi so dire gli anni esatti, io penso attorno al 2000. 98-2000, ecco, questo circa le annate. La Kodak iniziò a produrre assieme alla Canon dei modelli in contemporanea. Quindi la EOS digitale avviene con una collaborazione iniziale con la Kodak. Potrei sbagliare sui dettagli, quello al limite, se qualcuno è curioso, se li va a vedere, io Certo. non, sicuramente non è che li ho preparati a memoria. Praticamente all'epoca la prima macchina digitale che ebbi fu la Kodak, non mi ricordo la marca, e aveva 1 o 2 MB di. Cioè era proprio una macchina proprio base. All'epoca era l'inizio del digitale. Del digitale, Facevo certo. piccole cose, quindi in realtà il digitale agli albori non era così performante e non veniva utilizzato per lavoro. Dopo un po' alla volta ha preso Te lo piede. chiede E fino a ha preso piede sostituirla. non solo, adesso ha soppiantato, ovviamente, come voi sapete benissimo, ha soppiantato per ovvi motivi, perché il digitale è più pratico, più veloce e siamo un po' nell'epoca della velocità. Ecco. Certo. La mia fotografia è nata lì, direi che altre cose legate alla mia infanzia e legate alla fotografia probabilmente ce ne sono, ma so che le domande sono tante, quindi non vorrei rubare spazio a altre curiosità in tal senso. Guarda, a proposito, visto che comunque ne hai parlato, Dimmi. quello che secondo me è lo strumento principale di un fotografo è ovviamente la macchina fotografica, o mi sbaglio? Certo. Secondo te qual è il reale strumento del fotografo con cui si può lavorare? È soltanto qualcosa di meccanico, di oggettistica, chiamiamolo così, o c'è invece qualcos'altro che fa parte di tutta la strumentazione, chiamiamolo così, che fa parte del fotografo, ecco. Allora, riprendo un po' quello che avevo accennato nella parte della prima domanda che riguardava l'educazione visiva. L'educazione visiva è fondamentale. Credo che ogni fotografo dovrebbe avere una cultura dell'immagine. La mia è stata di tipo cinematografico da una parte, e anzi ringrazierò poi tantissimo le aziende che mi hanno permesso di evolvere anche da quel punto di vista, e poi penso che parleremo anche di quello, perché in realtà non vi ho parlato degli inizi di come è nato, ma non vi ho parlato poi Di come dei si è veri inizi poi sviluppato. proprio professionali, ok? Quindi se poi volete approfondire anche quello, magari se ne parlerà. Assolutamente. Dicevo, l'educazione visiva è fondamentale per qual motivo? Facciamo un esempio. Non so se qualcuno di voi ha fatto o studiato uno strumento musicale. Adesso Sì. lascio rispondere a voi per Una curiosità, dato base, che. una Una base base, penso sì. di sì, tutti penso di Ok, sì. no, vabbè, a parte il flauto, a parte il flauto delle No, medie, allora no, no, allora no. intendo Io che. sì, io sì.
Io okay, no. no, è solo per farvi un esempio pratico che può essere comprensibile a tutti e che non sia educazione visiva, oh mio Dio, cosa sta dicendo questo qua. Quando studi uno strumento musicale, io sono andato a lezione di chitarra blues per un tot di anni, allora la mia chitarra blues è qualcosa di osceno, quindi non chiedetemi mai di fare un podcast su me musicista, perché questa cosa non funzionerebbe, vi assicuro. Chiunque studia uno strumento musicale sa benissimo che oltre alla tecnica, oltre alla strumentazione, c'è una conoscenza dei, vengono chiamati riff, o comunque una conoscenza del pregresso, di quello che è stato fatto prima. Ci sono dei gruppi musicali famosissimi, comunque dei chitarristi famosissimi, io vi parlo di chitarra perché all'epoca io studiai chitarra, che hanno prodotto delle parti di solo musicale, quindi parti di assolo relative proprio alla chitarra, che sono incredibili, sono unici e vanno conosciuti. Quindi conoscere il pregresso, conoscere quello che c'è stato prima, sia in tema musicale, ma nel nostro caso anche in tema di immagine, è fondamentale. Perché? Perché ci dà degli strumenti per poter poi evolvere nella nostra fotografia. Noi senza avere un'educazione visiva o, nel caso della musica, una conoscenza di altri musicisti, di quello che hanno creato, e una conoscenza proprio oggettiva, quindi non so, conosco un determinato riff, il riff faceva così, nell'educazione visiva vale la stessa cosa, conosco quel dato fotografo, lui fotografava in quel modo, come faceva a fotografare in quel modo, ecco, questo tipo di cultura viene chiamata cultura visiva ed è fondamentale per ogni fotografo. Questo è un qualcosa che nessuno mi toglierà dalla mente, o comunque mi toglierà questa idea, perché credo sia di fondamentale importanza avere questo tipo di cultura. Ecco, non so se ho risposto alla tua domanda, quindi va bene il comparto tecnico, è fondamentale, ragazzi, sicuramente, ma il comparto di conoscenza pregressa anche. E per ultimare la risposta, l'altro aspetto che credo fondamentale per ogni fotografo è anche la fantasia, o l'avere un approccio personale alla fotografia. La fantasia comunque è un altro elemento importante, e la personalità anche è un altro elemento importante di ogni fotografo, al di là del comparto tecnico. Quindi molto, molto importante è quello che è sicuramente la fantasia, la propria immaginazione, ma anche la storia a questo punto. Questo è quello che mi assolutamente sì, la storia assolutamente di quello che è stato, per poi prendere spunto, certo, assolutamente. Assolutamente sì. Quando comunque parlavi di comparto visivo, ok? E, sì. Diciamo che si potrebbe anche parlare di quello che dal comune gergo viene fuori essere l'occhio del fotografo, no? Sì. Quando, certo, appunto si guardano delle immagini che si tende a dire qui il fotografo ha avuto un buon occhio, oppure nah, qui il fotografo non ha avuto un buon occhio. E per tutta una serie di fattori, ovviamente, dall'inquadratura dei colori scelti alla comprensione della scena e tutte queste cose qua. Ma obiettivamente l'occhio come si allena? È un muscolo, ok, che si allena esattamente andando in palestra o vedendo foto, l'occhio, oppure ci si nasce? Per rispondere alla tua domanda, credo che non sia né l'uno né l'altro, o meglio, entrambe le cose. Sicuramente un approccio personale, o comunque qualcosa di interiore che ti porti in questa direzione, deve esserci. Quindi vuol dire che un talento speciale verso una delicatezza sull'immagine, sulla comprensione dell'immagine, e quindi qualcosa che con cui nasci, c'è sicuramente. Quindi è inutile dire che, come è esistito un Mozart che è nato e aveva un talento innato, nella fotografia, o comunque nella comprensione dell'immagine, del linguaggio visivo, c'è comunque una predisposizione. Quindi questo ti dico, è innegabile. E come un po' in tutte le arti, che siano, che non siano solo fotografia, che possa essere la pittura, cioè io per esempio sono un pessimo
ho provato, o meglio, io amavo la pittura, ho provato a cimentarmi perché mi divertiva, però diciamo che sono un pittore osceno, cioè nel, non perché dipingo cose oscene, o meglio, non perché dipingo delle oscenità, ma semplicemente non è il mio modo di esprimermi. Quindi credo che il talento innato o comunque l'approccio innato sia sicuramente uno degli aspetti da tenere in considerazione. Altro aspetto però è sicuramente l'educazione visiva vera e propria, cioè quanto io mi applico a comprendere l'educazione, quanto io per farvi un esempio, io durante i miei corsi poi Francesco lo sa perché adesso svelerò una cosa che non so se deve essere svelata, ma no, No, si può dire, si può dire. si può Tutto dire. si può dire. Francesco è stato uno dei miei corsi, anzi io sono contento di averlo avuto, credo che Francesco sia molto dotato e poi gliel'ho detto più volte. E Sì, ragazzo. una delle cose che ritenevo fondamentali è che lui comprendesse che l'educazione visiva, quindi l'apprendere, il comprendere quello che c'è stato prima, quindi conoscere la fotografia che c'è stata, conoscere i fotografi, conoscere il perché dell'approccio dei fotografi, ma soprattutto vedere, cioè vedere le fotografie e i lavori fatti da altri fotografi. Questo è fondamentale perché migliora la nostra percezione visiva. E migliora nel tempo anche la nostra fotografia. Tenete Assolutamente. presente una cosa e poi chiudo la domanda, che tutto questo è una preparazione. Noi credo che l'approccio fotografico sia importante, credo che l'approccio fotografico personale lo sia ancora di più. Quindi va bene la conoscenza, va bene l'apprendere da altri fotografi. Non va bene clonare altri fotografi. C'è un fotografo Fontana, ecco, per fortuna, ecco, io ho un bug sui nomi terribile e questo nome mi è venuto senza guardare i miei appunti, quindi questo è tutto un Bravo, dire. complimenti. Facciamo un Ok, questo applauso è virtuale al nostro clap, clap, Lucas clap. perché merita. E questo è tutto un dire. Comunque, Fontana è un grande fotografo. Aveva un approccio molto, molto pittorico alla fotografia. Io adoro il Fontana, faceva praticamente della fotografia naturalistica, però improntata quasi a livello pittorico, erano quasi dei quadri bidimensionali quelli che andavi a vedere. Ecco, questo approccio di Fontana io lo amo tantissimo. Ho sentito fotografi che dicevano, anche amici, anche che per carità, nulla da dire. Fanno produrre delle foto, mi dicono: ho avuto un approccio alla Fontana. Va bene, sì, hai avuto un approccio alla Fontana, a me fa piacere, bello. In realtà, magari avevano prodotto anche qualcosa di carino, niente, assolutamente nulla da dire. Il problema qual è? Che è già stato fatto. Quindi penso che Manca quella fondamentale nota di sia personalità. già assolutamente sì. Il contributo personale è fondamentale. Abbiamo voluto chiederti dell'occhio del fotografo perché noi sappiamo la carriera che hai avuto, quindi il percorso lavorativo che hai fatto. A chi ci sta ascoltando, non stiamo parlando con un fotografo amatoriale venuto solo all'improvviso, improvvisato, sì, Come il Gaba. da un giorno all'altro, ma anzi, il nostro Luca Veronesi è arrivato a lavorare come fotografo per eventi cosplay nel momento di loro massima crescita, ha lavorato come fotografo al Festival di Venezia 2015, al Gifone Film Festival 2015, ha lavorato con grandi nomi del cinema, come possono essere la Disney, la Warner Bros., l'Universal Studio, quindi non si è improvvisato da un giorno all'altro, ok? Appunto per quello abbiamo detto, abbiamo pensato io e il buon Boncio, senza il tuo occhio non avresti lavorato così tanto per eventi e nomi così importanti. L'agenzia con cui collabori o con cui hai collaborato, che ti ha dato tutte queste opportunità, come ha fatto a notarti o come hai fatto a farti notare quando eri ancora un fotografo dilettante, comunque quando ancora non sapevano di te? Allora, una piccola premessa. Io ovviamente, al di là del
dell'inizio collaborativo che poi adesso ti, di cui adesso ti parlerò, con l'agenzia di Roma, che è la Bradec SRL, che mi ha permesso poi di lavorare, quindi io devo ringraziare tantissimo questo tipo di agenzia, questa agenzia, perché ha creduto in me, perché negli anni mi ha permesso di lavorare, come ho detto, per Warner Bros., per Universal, al Festival di Venezia, come fotografo ufficiale, per la Disney. Quindi in realtà devo molto a questa agenzia, anzi penso di devo tutto a questa agenzia. Ecco. Una piccola premessa, però credo sia doverosa. Prima di approcciarmi e quindi prima di entrare in questo mondo, ho dovuto formarmi. Cosa intendo per formarmi? Che non sono nato dal nulla, perché credo che non si improvvisa un lavoro come il fotografo. Ho seguito all'università un corso fotografico di quelli ad ampio respiro. Ho avuto la fortuna che un corso da migliaia di euro me lo passasse l'università, praticamente a, non so, credo aver dato di un contributo di 100 euro forse, fatto sta che è un contributo bassissimo. E come tutti, credo che tutti i fotografi che si approcciano alla fotografia debbano fare un corso base, chiamiamolo corso base. Nonostante io conoscessi già le basi della fotografia, credo che un corso ben strutturato sia fondamentale se vogliamo proseguire in questa strada. Quindi idealmente un primo corso base ampio, che ne so, 100 ore, 60 ore, 70, quello che un corso che sia comunque serio e di un certo livello, credo sia necessario per poter partire. Tornando a noi, tornando al discorso della Bradec, io non nasco, o meglio, ho iniziato a lavorare con loro non come fotografo, e qua, oh mio Dio, no, quindi non hai iniziato con loro come fotografo, non ti hanno scelto come fotografo, oh no, 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 assolutamente no. Io nasco come post producer, quindi vuol dire che l'agenzia con cui ho iniziato a collaborare è un'agenzia legata al cinema, fanno marketing cinematografico, fanno, credo abbiano anche prodotto anche qualche film, erano anche in qualche produzione, e fanno comunque promozione ai film in uscita, chiamiamola così, per riassumere il lavoro che fa la Bradec. Ovviamente lavora con agenzie grosse nel settore, ed è stato la mia fortuna, perché mi ha dato la possibilità di collaborare con professionisti in vari settori legati alla cinematografia. E questo ha poi permesso di elevare anche la skill fotografica fino al punto di poterla utilizzare a livello professionale. Quindi io ho iniziato con loro come post producer. Facevo post produzione Photoshop, addirittura, vi accenno questa cosa, poi non lo dirò mai più perché in realtà, come dice, un fotografo che ha fatto animazione. Sì, all'epoca io fui preso come, oltre post producer Photoshop, skill che avevano notato essere molto molto elevata, perché poi l'ho studiata, non è che mi sono improvvisato post producer Photoshop da un giorno all'altro. E all'epoca vinsi un concorso nazionale legato all'uscita di un film al cinema che, ve lo posso anche accennare, era Wallace and Gromit e la maledizione del coniglio Mannaro, che è un film d'animazione, è un film d'animazione che magari alcuni di voi conoscono, sono i vari personaggini di plastilina, non so se li ricordate, sono carini. All'epoca dovevano fare la promozione web di questo film animato, e vinsi un primo premio, fra l'altro anche ben retribuito, quindi c'era anche un premio in denaro, e per post produzione e animazione, che all'epoca su web si curava con la tecnologia Flash, che adesso è andata scomparendo, è praticamente morta, defunta, sì, da anni. All'epoca fui preso proprio per questo primo premio, mi chiesero di collaborare a lungo termine ed iniziai il mio rapporto di lavoro con il cinema proprio in questi termini. Quindi non ho iniziato come fotografo, assolutamente no, ho iniziato anche se fotografavo già,
ma ho iniziato come post producer Photoshop e come animazione Flash. In Flash ricordo che, per chi non lo sa, si sviluppavano sia siti web, sia piccole animazioni, sia Giochini. banner pubblicitari, eccetera. C'è tutta l'animazione. E all'epoca era proprio basato su questo. Ci furono gli americani che lanciarono questa tecnologia e fecero grosse cose. Qui in Italia è sempre stata passata in sordina, ma le aziende più danarose investivano molto in questa tecnologia. Investivano, Sì, certo. ri Assolutamente. ricordo, ricordo la mia, nella mia gioventù dove c'erano i giochini Flash in Flash su Bravo, bravo, Esatto. bravo. Sì, assolutamente. Verissimo. E comunque è stata una signora carriera, cioè nel senso dire comunque hai avuto modo di approcciarti a tante diverse realtà che ti sono servite per formarti e diventare appunto il fotografo che sei adesso, appunto. Assolutamente sì. Se tu ci ripensi, qual è stata la parte più difficile per te a livello professionale? Allora, a livello professionale, la cosa più difficile probabilmente è stato sopravvivere. In che senso? Mamma mia. All'inizio, no, è proprio, bisogna Mamma mia. parlarne perché Lupi poi, famelici, sì, orsi. no, Assolutamente. No, è cioè, giusto che si sappia che cosa si va incontro. È giusto. diciamo che nel campo fotografico, come poi in tutti i campi professionali in cui stai sviluppando una libera professione. La cosa fondamentale è riuscire a campare, cioè Arrivare alla fine del mese. devi arrivare a fine mese. E all'inizio è un problema. Perché? Perché non hai contatti, non sei conosciuto come fotografo e quindi ma chi cavolo sei? Sì, intanto chiamiamo lo zio Ugo che tanto fa le foto fatte bene perché c'è la macchina buona. Ecco, Bravissimo lo zio Ugo, tra l'altro, bravissimo. zio Ugo, infatti, e Adesso ha quindi in fatto realtà, storte. bravo, ma metti che quello c'è Photoshop che le raddrizza, non è quello, ma Certo. no. E il problema vero è stato proprio riuscire ad arrivare a fine mese. Quindi non ti nascondo che i primi anni sono stati davvero duri. Io per sopravvivere negli anni ho fatto tanti lavori precedenti a quello che sto facendo al momento. Io ormai sono ormai credo 16 o 17 anni che lavoro in campo fotografico, sia in campo cinematografico, e più recentemente in campo fashion. Campo fashion, una volta che la skill fotografica è stata di un certo livello, grazie appunto ai contatti, alle collaborazioni, ai lavori che ho fatto nel tempo, ho deciso di buttarmi anche in campo fashion, però solo dopo aver Raggiunto un avuto certo anni di livello. esperienza. Sì, non è una cosa che anche lì il Ci fashion nasci. purtroppo non ci no, assolutamente no, c'è proprio una preparazione, quindi Se dovessi parlare con un fotografo dilettante amatoriale che sì. vorrebbe fare della fotografia la sua vita, su cosa Ok. lo metteresti in guardia? Allora, lo metterei in guardia probabilmente sulle difficoltà. Lo metterei in guardia sul fatto che, ecco, c'è stato della gente che mi ha detto: guarda, io ho un lavoro, ma non mi piace, non sono soddisfatto, non amo quello che sto facendo, mi piacerebbe fare qualcos'altro nella mia vita. E questo è molto, molto bello, molto nobile. È stato quello che poi ha spinto me a intraprendere qualcosa di differente, nonostante abbia fatto tanti altri lavori. Quindi quello che posso dirgli è: guarda, va bene, vuoi fare qualcosa della tua vita? Va bene, vuoi fare il fotografo? Ok. Cerca di farlo all'inizio a tempo perso, nel senso, tienti un lavoro, hai un lavoro stabile, tientelo, non ha senso chi lascia il proprio lavoro perché dice: no, adesso mi apro la partita IVA e faccio il fotografo. Non è così che Non andrà funziona, molto avanti. purtroppo, no, Con assolutamente calma, no. con calma. E perché? Perché non è facile fare i conti e arrivare a fine mese facendo questo tipo di lavoro. Ti vogliono tanti Soprattutto se contatti, all'inizio bravo, non sei bravo Francesco, nessuno, soprattutto. soprattutto all'inizio, perché ti mancano i contatti? Perché non sei conosciuto, non c'è stato un passaparola, non ci sono stati anni di formazione che ti hanno poi dato, oltre alle conoscenze per fare quel lavoro, che sono importanti, perché
noi stiamo parlando di oh, ok, oggi da oggi faccio fotografo, prendo una macchina buona, che figata, da oggi faccio quello che mi piace. Sì, non è così che funziona, purtroppo. Sarebbe bello, ma bisogna sapere anche quello che si fa. Sappiate che è bello buttarsi in nuovi progetti, anche in progetti sperimentali, però bisogna avere della conoscenza di base, quindi almeno sapere che cosa si sta facendo e dove si vuole andare a parare. E c'è gente che si improvvisa, fra l'altro, adesso un appunto, un piccolo appunto. Ci sono delle persone che hanno talmente una grande rilevanza social, cioè hanno investito tanto nel social negli anni e non sono dei fotografi chissà quanto straordinari, che però hanno molto successo e pigliano un bel po' tutti i mesi. Quindi in realtà non è così ovvio che un fotografo bravo riesca a sopravvivere con la fotografia. Ci sono fotografi meno bravi, che sono molto bravi a far social e a vendersi, che campano molto meglio di fotografi più bravi. Non so se ho un po' riassunto, Sì, magari con questo giro di parole. alla fine è un bisogna pochino il essenzialmente mondo di cercare oggi. di sì, bisogna essenzialmente cercare di differenziarsi, di avere più Assolutamente sì. skills, scusate, per riuscire a portare a casa la pagnotta, Assolutamente letteralmente per sì. portare a casa la pagnotta, quindi non fossilizzarsi, provo a riassumere quello che hai detto, non fossilizzarsi su un determinato tipo di genere, e lasciare da parte tutti gli altri perché anche gli altri ti danno da vivere. Assolutamente sì. Quindi insomma, Sì. bisogna cercare di saper fare più o meno tutto. Poi ovvio che Ok. Un specializzazione è importante. suggerimento, guarda, un suggerimento che posso dare a chi inizia questo tipo di attività, al di là del fare dei corsi, che sono cose bla bla, fare workshop, bla 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 bla, cose che va bene, sappiamo benissimo, quindi il comparto tecnico e la conoscenza è fondamentale, ma è di fondamentale importanza capire anche che cosa ci fa guadagnare. Cioè, cosa vuol dire? Esatto. Ci sono tanti generi fotografici. C'è chi dice, ah, ma a me piacerebbe fare del landscape, che sarebbe la foto di paesaggio, usiamo dei termini inglesi per sembrare più fighi, ma in realtà è la foto di paesaggio. Io voglio fare del landscape, va bene, ma con questo ci campi? Punto di domanda. Come? Cioè, decidiamo un genere fotografico che amiamo? Giusto, cioè ci sta, nel senso che voglio fare la fotografia che amo. Dobbiamo anche capire come però monetizzare. Quindi va Certo. bene la fotografia che si ama, ma dobbiamo capire anche come renderla cibo, come Sì. renderla cash, come farci arrivare a fine mese con quella fotografia. Quindi, per esempio, amo la fotografia di paesaggio. Ok, come faccio a monetizzare? Per monetizzare con la fotografia di paesaggio, un'idea potrebbe essere organizzo dei viaggi fotografici. Questo potrebbe essere un'idea, ovvio che devo avere delle skill di comunicazione molto preminenti, non posso sicuramente improvvisarmi. Poi io ho sentito di un fotografo che fa viaggi fotografici e che accompagna un altro fotografo. Adesso non vi dirò questi due nomi perché non è No, carino. esatto, So non si che sa, dicono, no, però uno insomma non si fa non è proprio carino, così. no, non si fa. Uno, so che uno dei due, sono tutti e due professionisti molto validi. Uno dei due ha una conoscenza e anche un parlato molto fluido, un modo di approcciarsi con gli altri molto molto funzionale e divertente, simpatico. Ovvio che la gente lo segue. L'altro, pur avendo delle conoscenze molto forti, pur avendo una bella fotografia, non è un comunicatore. Quindi l'altro rimarrà sempre un po' la spalla, Del però primo, ma la spalla sì, certo. malandata, sì, del primo. Esatto. E quindi in realtà vogliamo fare viaggi fotografici. Ok, so comunicare con le persone, devo chiedermi anche questo. Non basta la fotografia. Quindi come puoi tenere dei corsi? Corsi di fotografia, voglio sopravvivere tenendo corsi di... Sì, va bene. Tanto prima cosa hai le conoscenze da comunicare, primo. Sì, le ho. Ok. Seconda cosa, sai comunicarle nel modo adeguato? Quella è una domanda che ti devi fare se vuoi arrivare a insegnare la fotografia. Quindi, concludendo questa domanda, dobbiamo trovare i generi fotografici che ci fanno arrivare a fine mese.
voglio fare fotografie di paesaggio, ok, come faccio a monetizzare? Voglio fare fotografie di matrimonio, ok, la conosco, devo andare a conoscerla, devo sapere che mentre l'omelia non devo rompere le balle perché sennò il prete ci guarda e ci dice no, in questo momento tu non puoi fotografare. Cioè ci sono delle piccole cose che devi sapere, degli accordi, che sono fondamentali, le foto necessarie per il matrimonio. Ecco, ci sono cose che vanno sapute e soprattutto sapere quali generi ci fanno arrivare a fine mese. Dopo certo, possiamo fare anche altri generi che sono di contorno, non è detto che ci facciano mangiare. Un fotografo credo debba avere sia gli uni che gli altri. Certo. Io faccio dei generi fotografici ovviamente che mi fanno mangiare, ma faccio anche dei generi fotografici che amo e che però che può essere, non so, la street photography, che può essere in landscape. In landscape io organizzo qualche viaggio fotografico, ma non campo di quello. Quindi io, se dovessi vivere di viaggi fotografici, non ce la farei. Il landscape mi diverte, faccio qualcosa, però sicuramente non è preeminente nel mio lavoro. Idem la street photography. Con la street photography non ci mangi. Però curare anche la propria parte più spirituale, diciamo, fotografico-spirituale, credo sia importante. Ascoltami, è una domanda. Io ad esempio quando comunque vedo sui social in giro, quando è un amico fotografo come Cava appunto, vedo sempre delle immagini di modelle, modelli o personaggi noti, tramonti, animali, oggetti, ma sono tutte perfette, non una ruga, non un problema che ci sia un capello fuori posto, occhi rossi che a me vengono sempre, o qualsiasi altra cosa. Anche, a volte che ci sono addirittura dei tramonti che sembra sia esploso esploso una bomba nucleare, da quanti colori ci siano lì. Ma perché si tende a snaturare il naturale? Allora, diciamo che noi abbiamo avuto un'esplosione dell'approccio digitale, quindi mentre con l'analogico l'unico modo di post-produzione che si possedeva era in camera oscura, con il digitale c'è stato questo avvento di Photoshop, avvento di Camera Raw, avvento di Lightroom, e questa cosa ha creato certo delle nuove strade, ma anche ha creato delle mostruosità. C'è chi utilizza Photoshop in maniera adeguata, che spinge molto in colori, ma sa gestirlo. E ci sono alcune branche del mercato, come non so, la fotografia di prodotto, come la fotografia il beauty, che sarebbe poi la fotografia legata al make-up, legata alla promozione magari di un rossetto. In quel caso utilizzare Photoshop in maniera molto molto aggressiva è abbastanza normale, perché sono generi fotografici che sono dedicati, devono essere perfetti. Tu hai bisogno di un prodotto che esteticamente sia perfetto, quindi in realtà l'utilizzo di Photoshop non è il nemico, anzi, però deve essere utilizzato nel modo giusto. Per quanto riguarda invece la fotografia di moda, è un po' particolare l'approccio alla fotografia di moda. Questo nel caso ne parleremo. Io credo molto che Photoshop sia necessario, ma che di base, poi è una domanda che probabilmente a Francesco tiene molto, gli ho rotto le scatole più volte durante i corsi su questa cosa. Che in realtà, è vero che siamo d'accordo su questa cosa, quindi... Sì, infatti siamo abbastanza d'accordo. In realtà, a parte alcuni come ho detto, prodotti particolari, come possono essere l'oggetto, la still life, come non so, il beauty, in cui l'uso di Photoshop è molto molto marcato, io credo che si sia persa un po' la purezza della fotografia. Quindi si è andato incontro a un periodo in cui Photoshop sembrava la risposta per tutto, quindi la fotografia non era più un faccio una bella fotografia e Photoshop la migliora, ma faccio una foto, tanto c'è Photoshop. Dopo faccio una foto a caso, tanto c'è Photoshop. Ho sentito di gente, addirittura sì, un fotografo fra l'altro, che
Devo dire la verità, lo conosco di persona, qualche lavoro discreto ho visto fare a questo fotografo. Mi ha approcciato in questo modo. Mi disse: guarda, ho preso un bel grandangolo. E fin lì dici: va bene, ok. In più ho anche la full frame, ok. E fin lì dici: va bene. Questo vuol dire che per i profani. Il grandangolo ti serve per prendere una grossa fetta, hai un ampio raggio visivo, un ampio spettro visivo e praticamente vai a prendere un grande angolo, quindi una scena molto ampia e vai ad includere tanti soggetti nella scena. Normalmente il grandangolo ti permette questo. Vado in una piazza, ci sono tante persone che girano, io scatto una foto. Persona qui di piazza popolata, tante persone che fanno cose, qualcuno che non so, piglia da magnà, qualcuno che io scatto tutta sta piazza, tanto comunque ho tanti pixel a disposizione, ho una grande immagine, e poi ritaglio le varie scene. Ecco, questa cosa per un fotografo è una mostruosità. Bestemmia. È una bestemmia, è una bestemmia. Una bestemmia. Cioè, io ritaglio. Ci sono tanti errori in questa cosa a livello proprio concettuale. La fotografia va concepita in camera. Quello che vedo e quello che scatto è la mia personale visione. Non prendo tutto e poi ritaglio. Ma chi l'ha detta questa cosa? Cioè, non è mica più fotografia. Sto facendo del collage. Ecco, questo qua è un uso Esatto. sbagliato del concetto di post-produzione. Tanti pixel, ho una scena grandissima, ne ritaglio un pezzettino là in fondo a destra. Va bene, ti piaceva quella scena là, ti rechi là con l'obiettivo adatto, fotografi quella scena, perché se no cala tutta il concetto di fotografia e sale alla ribalta un concetto che è prettamente di post-produzione, che è terribile. Si è presa la post-produzione come un appoggio, un aiuto troppo Per quasi nascondere gli fondamentale errori, per la fotografia, per assolutamente sì. nascondere gli errori o per anche, a mio avviso, una pigrizia del fotografo, in quanto comunque recarsi in un determinato posto dove magari c'è un certo tipo di scena, c'è un certo tipo di situazione, devi studiare prima che tipologia, di obiettivo prendere, la luce com'è, come non è, Bravo, bravo, che bravo, tipo, a bravo, che ore vedo ci che. vado, non ci vado, insomma, ci sono tanti fattori che alcuni fotografi, insomma, un po' pigri, non si stanno dietro più di tanto, ecco, a Assolutamente, dire il sì. vero, quindi dico, vabbè, la Mentre sarebbe post-produzione. fondamentale, certo, assolutamente, Franz, assolutamente. Ma una curiosità, noi dei Desueti, che una parola che caratterizza il tuo modo di vivere, la fotografia, ma anche in generale la vita in sé, è la parola condivisione. A tal proposito, hai fondato un'associazione fotografica che si chiama World Station a Ferrara, Sì, dove sì. chiunque, dall'amatore al professionista, può esprimere la propria fotografia, la propria passione, i propri lavori. Può dar sfogo a tutto quello che ha dentro, ok? Ritagliando meno, quello dopo si vedrà a casa sua. Però Anche può dare urlando, sfogo a tutto certo. quello. Raccontaci un po' questo punto di incontro, questo salotto dove poter condividere, appunto. Allora, World Station è nata alla fine del 2019, io direi attorno a novembre, fra l'altro non so se devo dirlo o no, ma c'è un altro membro del team a parte me qua in conversazione, quindi Non ma sono io, eh. lo ammetto, sto barando un pochettino, ma è giusto che il fondatore, colui da cui è partita l'idea, abbia modo di esprimerla, No, certo, appieno. no, ma poi è bello anche perché appunto per il principio della condivisione in realtà è una domanda a cui tengo molto. Fra l'altro non sono stato io a dire, ma mio Dio, parliamo del lavoro station, no, assolutamente no, però credo sia molto molto bello, questa domanda credo sia molto bella appunto perché per il principio della condivisione. L'associazione è nata per un principio un po' americano, perché in realtà qui in Italia c'è poca condivisione. I fotografi tendono a tenere i propri sì,
ok, io fotografo in un modo, questo è un segreto che devo tenere, portare nella tomba, mio Dio, nessuno dovrà mai saperlo, ma in realtà non è quel segreto che ti porta a fare della buona fotografia, tu puoi condividerlo, perché in realtà l'approccio personale a una scena sarà differente da fotografo a fotografo. Se così non fosse, saremmo tutti piccole macchinette, tutte uguali e che producono lo stesso tipo di resa fotografica. Quindi in realtà l'approccio personale è fondamentale, di fondamentale importanza. Quindi gli americani hanno scoperto che la condivisione funziona bene come approccio verso il migliorare la nostra fotografia e anche come approccio per condividere e avere una maggiore rete, avere una maggiore espressione di sé verso la comunità, cosa che invece che in Italia non accade. Io per condivisione intendo nei corsi che seguo cerco sempre di parlare di qualunque cosa, anche cose che magari uno potrebbe dire, ah, questa cosa è talmente una cosa che ho studiato per conto mio, è un approccio personale, non lo dirò mai a nessuno. Non è così, cioè, credo che la condivisione sia fondamentale. World of Session è nata con questo tipo di idea, è nata, come ho detto, nel fine 2019, e sta affrontando delle difficoltà da Covid che potete immaginare, perché comunque noi siamo nati, abbiamo fatto 2 mesi di attività, fino a fine febbraio direi, sì, poi dopo c'è stato il lockdown, quindi è stato un po' il delirio, noi eravamo appena nati, quindi tante spese, tante, adesso non andrò a scendere in dettaglio, però comunque abbiamo avuto delle problematiche, tuttora non siamo aperti, quindi però l'idea era creare un ambiente dove i fotografi si potessero confrontare fra di loro. Confrontare, ma anche arricchire l'un l'altro, quindi non solo il confronto della propria fotografia sterile, ma anche il poter condividere il proprio approccio fotografico e perché no la conoscenza. Credo che la conoscenza condivisa sia il bene più grosso che abbiamo. Noi abbiamo fatto un salto avanti come a livello globale da quando la rete ci ha permesso di accedere a contenuti a cui prima non avevamo accesso. Quindi oltre quindi questa rete, che è poi il web, ci ha permesso di crescere tantissimo in tanti settori. Perché non applicarlo anche alla fotografia e anche a livello personale? Un punto d'incontro quindi dove poter fare workshop, dove poter mostrare la propria fotografia, diciamo un punto di incontro e di condivisione per i fotografi di Ferrara, certo, perché è a Ferrara, ma anche un punto di incontro per fotografi che vengono da lontano o comunque che vengono a portare la loro fotografia o workshop o lezioni o comunque dare il loro contributo per poter accrescere quest'arte, poter accrescere appunto una maggiore conoscenza per chi la pratica. Tipo ad esempio adesso che mi stava comunque che stavi comunque concludendo il racconto appunto di World Station, sì. Io mi chiedevo, ma parlando da un punto di vista proprio di Luca Veronesi, ok? Quindi non più della fotografia o di quant'altro, ma di Luca Veronesi. Uh-huh. Se pensiamo ai fotografi di ieri, ai fotografi di oggi e ai fotografi di domani, come erano, come sono e come saranno secondo te? Ok, i fotografi di ieri erano dei puristi, erano pochi, tenevano alla fotografia come a un figlio. E si vedeva anche proprio nelle loro opere. Quindi i fotografi che ci sono stati che sono i nostri maestri putativi, perché non sono reali ovviamente, magari tanti non sono più al mondo, e sono fotografi che hanno fatto la storia, però come ho detto erano pochi, la fotografia era più lenta, più slow, avevamo proprio per natura stessa della pellicola non potevamo produrre migliaia di foto. Adesso quando si fa
un set fotografico, un evento, qualunque cosa, si scattano una miriade di fotografie e in realtà per una insicurezza di base, penso. E credo che un buon fotografo, anche un fotografo digitale, non debba avere questo approccio, deve avere un approccio un po' più lento, un po' più slow, un po' più vecchia maniera, però questo qua è il mio modo di Di approcciarmi, questo vederla, per il sì. passato. Attualmente i fotografi hanno un approccio veloce alla fotografia, come ho detto, migliaia di scatti, prendiamo tutta una scena, poi la ritagliamo, cioè c'è un approccio un po' fast food che io non amo tantissimo. Quindi ci sono cose positive perché è diventata, mentre prima era un settore di nicchia, è diventato un settore alla portata di tutti. Da un lato è una bella cosa, Un po' una moda. Esatto. dall'altro abbiamo le mostruosità, perché comunque assolutamente sì. E quindi vediamo foto sui social tutte uguali, scorriamo e abbiamo praticamente foto. Io addirittura adesso vi racconto questa velocemente. Fotografo, doveva fotografare una modella praticamente ferma, immobile e durante un mio workshop. E praticamente niente, raffica attivata, delle gran raffiche in faccia a questa povera modella che in realtà era praticamente immobile. Ecco, facciamogli una, due foto, ma l'espressione è quella. Non è che partire con una raffica, giusto se c'è una ballerina che fa un salto, ha un senso, ma una modella ferma che ti sorride, diciamo che è un controsenso. Ecco. Questo è l'approccio nuovo alla fotografia, un approccio fast food, un approccio troppo veloce, un meno meditativo rispetto al passato. Per il futuro, invece, il futuro penso che un giorno ci sarà una devoluzione. Cioè, certo, la fotografia è diventata di uso comune, però un po' alla volta la gente si sta rendendo conto che la fotografia è tutta uguale, è diventata noiosa. E c'è un po' un ritorno a qualcosa di diverso. Se io guardo un profilo Instagram, voglio vedere qualcosa di diverso, non foto tutte uguali, non chiappe al vento tutte uguali, non, dopo questa una polemica a parte, che in realtà qualche un po' di nudo lo faccio anch'io, cerco di farlo decentemente, non è facile fare del nudo artistico fatto bene. Quindi per il futuro io spero vi sia una sorta di devoluzione, cioè una Un sorta ritorno alle di origini. un ritorno alle origini. Si parla anche già di un riutilizzo dell'analogico. Qualche fotografo ha già riapprocciato l'uso dell'analogico. Io stesso qualcosa in analogico lo faccio non commercialmente perché commercialmente purtroppo vogliono velocità. E ovviamente no, un'analogica non permette questo tipo di approccio assolutamente. Mi vengono anche in mente le varie fotocamere che adesso comunque ci sono anche sui noti siti e-commerce tipo Amazon, che comunque hanno proprio le Polaroid che scatti ed escono a mo' di antichità, tra virgolette. Certo, assolutamente. E quindi niente, per il futuro io spero che la fotografia diventi sì un mezzo comune, cosa che è già diventata, che però ci sia anche un po' un ritorno alla qualità. Io lo spero ardentemente. È più una speranza, perché in realtà Non si non ho la sa, sfera di sì, cristallo, non esatto. ho la sfera di cristallo, è più una speranza che spero non sia disattesa, però per il resto non più che sperare non posso Fa fare. niente. E Niente. comunque al giorno d'oggi la fotografia alla fine ha esplorato l'esplorabile. Praticamente tutti i generi sono stati affrontati e approfonditi e tutte le tecniche sono state scoperte. Cos'è che manca però secondo te alla fotografia? Cosa porterebbe il mondo fotografico a fare un passo in più, appunto, che ci allontana da quella unione quasi copia che si hanno al giorno d'oggi di tutte le foto? Guarda, per rispondere alla tua domanda, io direi che per far evolvere la fotografia, l'unico modo sarebbe demolire l'attuale fotografia. Cosa intendo per demolire l'attuale fotografia? Noi abbiamo avuto un primo passaggio del passato, come ho detto, più analogico, più lento, poi un passaggio più veloce, tecnologia alla portata di tutti. Ormai chiunque può comprare una macchina fotografica, tranne, vabbè, ovviamente macchine costosissime,
dovrebbe nascere una tecnologia o una modalità di fare fotografia o un approccio nuovo alla fotografia che non sia alla portata di tutti. Cosa intendo? Intendo che attualmente c'è l'automatismo, tu metti in automatico, la foto va da sola, ok? E quindi è molto bello, è ovvio che non credo, allora non credo che questo tipo di evoluzione avverrà perché è pura utopia, ormai siamo arrivati alla condivisione della fotografia, chiunque può fare foto con cellulari, ormai fai le fotografie anche con il telefono, con l'orologio, quindi Sì, direi c'è di che tutto. sì, infatti, quindi in realtà questo tipo di approccio, questo tipo di risposta che sto dando è un po'... un po' di rottura, ma in realtà non credo che si andrà in una direzione del genere. Quindi credo debba esserci o ci dovrebbe essere un cambio generazionale, un crollo della fotografia fatta da tutti e una fotografia che solo pochi possono fare, un po' come il ritorno al passato. Questa cosa non credo possa avvenire, devo dire la verità. Dovrebbe nascere una tecnologia complicata da utilizzare e che solo fotografi professionisti che stanno lì a sbattersi per imparare questo nuovo tipo di tecnologia andrebbero a fare, mentre tutti gli altri sarebbe veramente una sbatta, talmente una sbatta, non so se Grande. è un termine che viene utilizzato in In generale, quindi tutta non so, Italia, però e lo conosciamo. comunque sarebbe Sì. talmente difficoltoso, infatti, sarebbe talmente difficoltoso apprendere questa tecnologia che l'utente medio, il fotografo medio, mai al mondo si metterebbe a lavorare o fare foto in questo modo. Quindi quasi elitaria come fotografia. Assolutamente sì, quasi elitaria. Diciamo, ecco, per farvi un esempio, a un certo punto la tecnologia, la fotografia digitale, cosa che non avverrà, ma diciamo ipoteticamente, scompare, o meglio, diventa obsoleta. Viene ritenuta la fotografia analogica come la nuova fotografia e la fotografia invece che vale, mentre quella digitale viene a svilirsi. Può essere un'evoluzione assurda che non avverrà, ma diciamo che abbiamo una devoluzione, un ritorno al passato. Quindi ti richiedono servizi fotografici, ti richiedono, ma non più in digitale, te li richiedono in analogico o te li richiedono con una tecnologia che magari adesso ancora non esiste, che però non è affrontabile dall'utente medio. In quel caso lì la fotografia ne avrebbe giovamento, perché si tornerebbe un po' al passato, si tornerebbe un po' a pochi fanno fotografia, solo quelli che amano davvero la fotografia e solo quelli che dedicano tutta la vita alla fotografia. E con uno Allora in quel studio caso dietro. lì, sì, in quel caso lì si avrebbe un aumento di qualità della fotografia che si vede. Mentre attualmente, come sapete, il web dimostra il contrario, che diciamo questo espandersi a macchia d'olio delle macchinari per fare fotografia, dei cellulari, hanno prodotto comunque uno svilimento di quest'arte. Ecco, non so se ha Sì. risposto alla vostra domanda, Sì, era assolutamente. abbastanza Sì. bastarda, Sì. scusate per il sibilico. Lo accettiamo. Anzi, Cava, La Cava, prossima io domanda. Dimmi. direi anche che se nel caso tra qualche anno, tra qualche decennio succedesse veramente una cosa del genere, dovremmo fondare il veronesismo in Esatto, memoria esattamente. delle parole di questo anno 2021 in cui Luca Luca Veronesi Nostradamus, esatto. predetto il futuro della fotografia. Veronesismo mi piace, ha un bel suono, anche se io in quel caso non sarò lì a vedere questa fondazione di questa nuova parola, di questo nuovo il veronesismo, no? Hashtag veronesismo, mi raccomando. Adesso decido all'improvviso. Così non è una domanda difficile questa, assolutamente. Decido all'improvviso di lasciare tutto, ok? Lavoro, casa, famiglia per fare il fotografo. So che hai consigliato il contrario, ma io voglio fare lo stesso così, quindi lascio tutto. Ho già fatto dei corsi, mi sono impratichito per allenare l'occhio, per utilizzare la macchina. Le fotografie che faccio mi piacciono, nonostante tutto. Vorrei farmi notare in un qualche modo. Come faccio? A chi posso rivolgermi? Ma soprattutto, che cosa cercano?
oggi le agenzie o insomma le aziende? È una bella domanda. Le aziende, allora, ci sono tanti fotografi, purtroppo, tanti fotografi, e le aziende cercano quello che conoscono, quindi noi abbiamo, ci sono grosse realtà fotografiche, grossi studi fotografici milanesi che vanno a raccogliere i clienti più grossi, quindi più sei grosso e più lavori. È un po' come chi ha soldi fa soldi, ecco, diciamo, sì, è un brutto principio, però purtroppo questo è il mondo. Purtroppo è quello, questo è il mondo, sì. Quindi cosa vogliono le aziende? Cosa vogliono? Vogliono spendere poco ed avere tanto. Quindi in realtà l'approccio sarà sempre difficoltoso per qualcuno che inizia, perché cercano di sfruttare il fotografo. L'unico modo per non farsi sfruttare è avere davvero tanti contatti, avere dei contatti onesti, aziende che, con cui intraprendi un rapporto molto molto personale, scelgono te perché sanno che di te ti si possono fidare. Quello lì penso sia l'unica arma vincente che puoi avere per essere un po' competitivo. Il creare rete è fondamentale, cioè più approccio ho con persone e più approccio avrò con persone nuove, quindi la rete, anche quello che stiamo facendo oggi, il chiacchierare, questa chiacchierata che poi andrà ascoltata da un tot di persone, che non importa siano tante o poche, non importa, l'importante è che le persone ci sentano, le persone capiscano che c'è una nuova realtà, come abbiamo parlato di Workstation, come che c'è un fotografo che poveraccio cerca di sopravvivere in qualche modo. Quindi cosa dire, credo che non ci siano delle aziende che cercano qualche cosa, bisogna proporsi nel modo giusto alle persone, ai liberi professionisti e alle aziende, non credo ci sia un altro modo. Se dovessi consigliare a qualcuno di approcciarsi alla fotografia per sopravvivere, gli direi: guarda, fai a meno, cioè, non è ci sono tanti fotografi, a meno che, ecco, sei conosciutissimo a livello social, sei tipo il jolly, sei la persona più simpatica del mondo, hai già migliaia di persone che ti seguono, vuoi fare il fotografo, ecco, fai il fotografo e vedrai che riesci a vivere con la fotografia. Non importa che tu sia... Dirotti tutta l'attenzione che hai, bravo, sui social. Comunque, bravo, la tua sì. Rete è sulla fotografia, sulla nuova avventura. Assolutamente per sì. Percorrere. Assolutamente, certo. Sì. Quindi è un po', alla fine, a fare il fotografo il giorno d'oggi è un po' essere una sorta di influencer. È brutto da dire, ma è così. Già. Guarda caso, ci sono fotografi che hanno aperto dei canali YouTube, fotografi che ogni tanto guardo perché così per capire, perché in realtà ci sarebbe la voglia di aprire un canale YouTube e vedremo se questa cosa partirà o non partirà, ma alcuni fotografi americani pazzeschi che fanno cose pazzesche e li seguo volentieri, altri fotografi italiani che guardi e dici ok, questo lo stanno seguendo in migliaia di persone, un sacco di iscritti, ma in realtà cosa sta dando? Sì, è un bravo comunicatore, simpatico, ma di più non ha. Però, vedi, al giorno d'oggi quello è sufficiente. Se io sono un buon comunicatore, sono simpatico, che cosa vai a dirgli? Dici, guarda, io sono comunicatore, sono un fotografo mediocre. Ovviamente questo lui non lo dirà mai, perché probabilmente è normalmente queste persone hanno un ego abbastanza non proprio piccolino, e quindi in realtà nessuno si va a dire: guarda, io sono un fotografo mediocre, non è così. Però in realtà credo che ognuno di noi dovrebbe conoscere i propri limiti e sapere che in realtà può migliorare, e non approcciarsi come: oh mio Dio, io... Poi Francesco lo sa, i corsi che faccio non sono: oh mio Dio, io sono il fotografo, dovete seguire me perché tutti gli altri fanno schifo. Non è così, sì. Cioè, ci sono fotografi molti migliori, molto migliori di me, come ci sono fotografi peggiori. Semplicemente credo che un fotografo debba conoscere i propri limiti e debba sapere che può evolvere e deve continuare ad evolvere la propria conoscenza e il proprio approccio visivo.
E credo di aver divagato abbastanza e quindi spero di aver No, risposto alla tua domanda. Non hai assolutamente divagato e ci è divagato, piaciuto. anzi, hai risposto in maniera impeccabile a tutte le domande che ti abbiamo fatto. Ne manca una Ok. che si aspettano tutti con tanta ansia, con Ok, tanta voglia, ed cos'è la domanda trabocchetto, una è bastardata, questa più qua che so domanda trabocchetto, che è la soffrirò domanda filosofica. filosofica. È la domanda Certo. filosofica del Bonzo, quindi Bonzo, prego. Sì, allora come ben saprai, se ci avrai ascoltato, sono domande espresse in maniera tale da non essere capite e da non avere una risposta. Certo, me immaginavo qualcosa del genere, infatti conoscendo, guarda, io ti conosco da poco, però ho immaginato qualcosa del genere. Dai, Perfetto, dai, sono contento. sentiamo. Sentiamo. Allora, il fotografo è visto dalla società come un mago del tempo, alla fin fine, che con i suoi scatti può far viaggiare chiunque a ritroso nel tempo oppure in un qualsiasi posto del mondo, una sorta di traghettatore di sogni. A contrario di altri lavori, non viene quasi mai interpretato come un piacere per se stessi, ma come un piacere comunitario. Hai mai pensato questa volta non scatto? Cioè, ti è piaciuto talmente tanto un momento da volerlo tenere solo ed esclusivamente per te? Talmente tanto che ne so da dire vaffanculo, questo non lo scatto. Allora, questa domanda è bellissima, premetto. È Grazie. bellissima, è filosofica, certo. Ecco, tu hai parlato di traghettatore di non ricordo cosa, Sogni, sì. sogni, ok? E io parlerei di traghettatore di anime, ok? Perché mi piace Ok. come. Un po' Ok, credo caronte. che. No, come sì, un po' caronte, un po'. Credo che un fotografo debba alla propria anima la propria fotografia, ok? Quindi. L'approccio che si ha alla fotografia è qualcosa di molto molto interiore. Non è solo tecnica, non è solo conoscenza, perché ovvio che ho parlato di educazione visiva, non è solo dote di natura, assolutamente no. C'è anche qualcosa di più profondo che è legato proprio alla sensazione che ti dà un momento, ok? Vi faccio un esempio pratico. Allora, io è stato nel 2019, sono partito per un viaggio. Io è una cosa che amo fare, partire per conto mio, cioè io amo viaggiare in generale, però diciamo che non è facile viaggiare sempre da soli, è più bello viaggiare in compagnia perché comunque la compagnia ti dà il confronto, ti dà. In realtà viaggiare da soli ha tanti vantaggi perché ti permette di riflettere su quello che vedi. Sono stato a Parigi una settimana, 10 giorni, non ricordo, fra l'altro in un Airbnb, quindi una cosa non mega hotel di lusso Lusso, con, sì. Jacuzzi i pomelli placcati oro, no, in non era camera. nulla del genere, ma era un camerone. Avevo un letto a castello e c'è stata una condivisione con altra gente internamente a questo Airbnb. È stata un'esperienza fantastica, mi ha dato un approccio alla fotografia che amo tantissimo e che quando posso ripeto. E per rispondere alla tua domanda, se ho mai guardato una scena e non fotografato, assolutamente sì. Mi è capitato, allora questo mi ricorda un film che è Walter Mitty, Sì, sono i segreti di Walter Mitty. ok, il film è secondo me molto molto carino, Bellissimo, sì. è bellissimo, vabbè, a parte il soundtrack che è fantastico, ecco, in quel film c'era qualcosa che mi apparteneva tantissimo, per quello l'ho sentito davvero tanto. C'è la scena in cui il fotografo sta inquadrando un leone di montagna, o non ricordo quale animale esattamente, comunque un animale che è molto schivo, molto fa fatica a mostrarsi alla gente. Lui non scatta, il fotografo non va a scattare, per qual motivo? Perché vuole tenere quel momento per sé. Ecco, questa cosa mi capita, penso, mi è capitata alcune volte per dei paesaggi. Mi è capitata qualche volta sì, per delle persone, qua c'è qualcosa di. Eviterò diciamo, dato che comunque va a coinvolgere la mia sfera personale, quindi Anime. eviterò poi. Però in realtà ci sono state delle situazioni in cui avevo la macchina in mano,
c'era qualcosa di perfetto di fronte a me e non ho scattato e l'ho tenuto per me e non l'ho messo su pellicola o su digitale, quello che fosse il supporto del momento. Usufruendone tu per la tua Avuto sì, anima. anima. Per la mia, assolutamente sì, per una Tutto crescita piacere. più emotiva, sì, per una sensazione che mi sarebbe rimasta dentro. Sapendo che non ho fermato quell'attimo, ma in realtà quell'attimo era fermo dentro di me. Bellissimo, Bello, molto bellissimo. bello. Molto bello, mi piacciono queste parole conclusive, che perché purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra intervista. Noi, Luca, ti ringraziamo veramente tanto perché, a parte l'affetto che io personalmente posso provare per te, mi hai dato ispirazione nel corso di questi anni, mi hai spinto sempre di più a fare determinate cose, anche ne non necessariamente nella fotografia, ma al di fuori. Come avete potuto ascoltare, cari amici, Luca è una persona che trasporta tanto, tante emozioni, tanta passione in quello che dice, tanto insegnamento in quello che dice. Quindi sono sicuro al 100% che questa chiacchierata sia stata utile per fotografi, sì, nascenti fotografi assolutamente, ma anche per chi non interessa di fotografia, ma ha percepito qualcosa, a mio avviso, che riguarda in generale l'arte in sé per sé, che sia visiva, che sia di qualsiasi altro tipo. Quindi penso di parlare anche a nome di Boncio. Grazie tante, Luca, per questa intervista. Grazie a Grazie voi, grazie a voi. È stato un piacere fare due chiacchiere. Anzi, vi faccio in bocca al lupo per il programma, dato che mille. Grazie. credo sia Anche una bella iniziativa, un bel programma. Voi siete piacevoli all'ascolto, quindi in realtà io insomma, vi faccio i miei migliori auguri per questa cosa. grazie. Poi chissà, magari torneremo ancora a intervistarti, dato che ci sono ancora un paio di domande che vorremmo farti, che Beh, purtroppo per mancanza di immagino le tue tempo non siamo riusciti a domande, sì, fare. immagino le tue Però domande, ci però sarà. infatti sto già Non ti temendo, preoccupare, cerco di farle più facili, più comunque, semplici la prossima volta, sì. ok, diciamo che l'esame Comunque, di questa volta l'ho passato, la prossima che sì, facciamo, sicuramente. va Dai, bene, vedremo, vedremo. esatto, vedremo se ci Comunque, rincontreremo sul veronismo, certo, assolutamente. ecco il veronismo se l'Accademia della Veronesismo, Crusca, se l'Accademia della Crusca un scusami. giorno lo approva, La metteremo, ok. sicuramente. Sicuramente potrete trovare i vari social, i vari contatti di Luca Veronesi nella descrizione del video, in modo da poter curiosare i suoi lavori, ma anche direttamente entrare in contatto qualora voi foste interessati ad approfondire a determinati aspetti o letteralmente anche a chiedergli di lavorare per voi, perché lui valuterà le offerte, ma si vive anche di questo, signore. Bisogna Eh sì, lavorare, eh Luca, sì. vero che bisogna Eh sì, bisogna lavorare? arrivare a fine mese, Assolutamente. Sbagnotta casa. soprattutto, In ecco, questo soprattutto in questo periodo. periodo, il periodo terribile in cui sì, Eh non sì, purtroppo. dico sì, non si fa qualunque cosa, però comunque si cerca di No. sopravvivere, Va bene. Allora, Boncio, noi l'ospite lo diciamo? Dalla prossima ma sì, volta? dai, Lo diciamolo. dì, dai, La dillo, dai. prossima volta torniamo leggermente di più nel mio ambito, caro il mio buon cava. E Ho già fame. andremo a no, in realtà no, stavolta dovrai Come avere no? sete perché andremo a intervistare un tostatore di caffè e tutti i processi che ci Che sono a me dietro. piace. Che a me piace il caffè. Va bene, va bene. Sono curiosissimo di fare la prossima intervista e di ascoltarla per bene, assolutamente. Quindi ringraziamo chi è arrivato alla fine di questo podcast. Ringraziamo tantissimo chi ringraziamo. Chi è arrivato a 10 secondi? Chi è arrivato a 10 Uno. secondi, dai. Uno. Chi l'ha Chi ha aperto e ha chiuso. sbagliato? Chi ha sbagliato? Esatto, chi ha aperto e chiuso. Ringraziamo lui perché è utilissimo. Quindi, Ciao a salutoni! tutti.